tutti quanti cari che mi impatta la zina del canale, la seratina tutta da soprare insieme perché manca pochissimo alla Coppa Italia, un tifo spaccato in due, e c'è chi magari si augura che qualcosa possa succedere, qualche sciagura contro di noi, così magari Allegri se ne vada ai piedi, e alcuni che invece preferiscono comunque alzare un trofeo importante, questa stagione un po' tribolata, e comunque portare un po' nelle casse magari 2 milioni e 800, poi il prossimo anno poter giocare di nuovo la Supercoppa Italiana, che non sarebbe male a livello di diritti TV, e comunque altri 5 milioni di possibile introito. Vedremo come andrà a finire. Partiamo come solito con i ringraziamenti veramente speciali a tutti quegli iscritti che sono iscritti da ieri e oggi, veramente orgoglioso di avervi con me, vi do un abbraccio fortissimo. Un altro ringraziamento che va come sempre a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e grande entusiasmo. Allora, oggi prima di tornare a parlare un po' della partita e anche qualche analisi extra campo su Allegri ed altre nozioni, volevo parlare anche di Nikolić Savić, perché potrebbe essere il primo grande acquisto a centrocampo della Juventus. Perché dico questo? Perché sono trapelate notizie scioccanti, diciamo, sulle parole dette dallo stesso sergente Nikolić Savić, che ha espresso grande desiderio di poter parlare in bianconero perché lo vede come un salto per la sua carriera. Quindi l'ha detto proprio tranquillamente, spudoratamente, ed è un segnale diretto alla società per poter essere seduto proprio a noi. L'unico intoppo, come vi dico sempre, purtroppo è la cifra, siamo sempre a girare attorno a quel discorso, però ultimamente sembrerebbe anche essersi alzata, cioè 70 milioni, quindi lo Tito non tratterà per una cifra inferiore a quella, quindi si scatenerà l'asta, ma si dovrà comunque andare al rialzo. E il discorso sulle voci di Fagioli come contropartita lasciamole perdere, perché non credo proprio che la Lazio si prenderebbe un giovane, diciamo, inesperto in quel della Serie A, soprattutto se deve puntare comunque a mantenere le posizioni del quinto, sesto posto e comunque andare avanti in Europa League. Cioè, per noi è comunque buono far fare le ossa al nostro Nicolò, perché comunque è un ottimo giocatore, un ottimo prospetto che secondo me deve assolutamente vestire la nostra maglia e deve ricoprire e ricalcare le orme del grande Marchisio, però secondo me in questo momento non avrebbe senso sfruttarlo come contropartita tecnica per la Lazio. Io lo girerei piuttosto in prestito a un'altra piccola della Serie A, dove può fare comunque un altro saltino rispetto alla Cremonese, e poi piano piano prenderlo da noi. Ecco, questa è la mia idea. Non credo proprio che lo Tito si faccia abbindolare da queste richieste. Poi magari mi sbaglierò io e appunto verrò smentito. Quindi io mi aspetto un grandissimo colpo a centrocampo, dato che comunque abbiamo fatto quello d'attacco, e arriva bene, ha detto anche lui, non si sa come, però è così, che Vlahovic è il nostro punto fermo, il nostro punto di diamante su cui costruire attorno alla rosa. Non sembra, date le voci che girano di Vlahovic all'Atletico Madrid, con il riscatto di Morata e Lodi per noi, e soprattutto con un Allegri che non sembra puntarci molto, a volte lo fa partire dalla panchina, sembra veramente svalutarne anche le prestazioni, e quindi non lo so, veramente ragazzi, siamo anche un vivo anche in quel punto di vista lì. In ogni caso io potrei appunto effettuare il primo grande acquisto a centrocampo proprio con lui, dato che Pogba possiamo dimenticarselo tranquillamente, De Jong in questo momento qua non se ne sta parlando, è molto più difficile per il discorso che il Barcellona comunque non storce un po' l'oso per farlo partire, dato che comunque è un'ottima alternativa a Pedri e Busquets per il centrocampo, e per il momento alternative, diciamo, di lusso, no? Seconde scelte da poter prendere rispetto al sergente non ce ne sono, quindi non saprei neanche io quanti nomi farvi, perché diciamo che il cerchio si sta pian piano restringendo ed è una cosa positiva. Altri nomi che si stanno facendo invece in quel dell'attacco sono sempre quelli di Zaniolo e di Maria, che però sinceramente stanno piano piano scemando, soprattutto Zaniolo, che era un fuoco di paglia secondo me, che si era aperto nel momento in cui Mourinho era un po' in rotta con lui, e ovviamente i giornali hanno dovuto vendere sicuramente qualche testata in più, e poi si è visto che cosa ha fatto Zaniolo anche in Conference League, trainando comunque la Roma dai quarti alle semifinali e facendo comunque anche ottime prestazioni con l'Leicester, quindi io penso proprio che la Roma potrebbe tranquillamente tenerlo. Di Maria stesso discorso, problema del prezzo però in questo caso, perché la Juve dovrebbe comunque affidarsi a un 34enne con un biennale con l'opzione per il terzo e pagarlo come minimo, e dico come minimo, 7 milioni più bonus, quindi anche lì è un salto nel vuoto, specialmente perché sappiamo cosa succede quando Allegri prende i vecchiotti, non va mai a finire bene, tant'è che io sinceramente, a parte che non voglio più Allegri nella panchina, e poi non gli affiderei sicuramente il mercato nelle mani sue, perché quello farebbe soltanto disastri. Poi, chiudendo quindi il capitolo mercato, vediamo chi potrà arrivare, ma io vi metto lì nella prima lista, nel podio, Nikolić Savić, e vedremo cosa accadrà.
Allora, stasera io prevedo comunque una partita equilibrata. Perché? Perché la Juve comunque si difenderà. E l'Inter ha dimostrato di soffrire tantissimo le squadre chiuse, tant'è che anche con l'Empoli, che ha giocato di ripartenza al primo tempo, ha preso due scoppole. Chiaramente anche su due errori clamorosi, di cui uno di Handanovic, mamma ragazzi, che è uscito a pesche, veramente, secondo gol. E, però appunto ha ribaltato la situazione. L'Inter segna più di noi, questo è il nostro problema grave. Quindi se noi dovessimo difendere in maniera raccolta e contenuta, con un Chiellini comunque secondo me in buon spolvero, che ha diciamo, riposato anche molto, e lo vedo bello carico per la partita, per la finale, perché potrebbe essere uno degli ultimi trofei che alza con la Juventus, ecco. E quindi, se noi teniamo il cuccio e non prendiamo gol, si dà il caso che possiamo anche vincerla 1-0, ma il problema è che se l'Inter fa gol prima di noi, la partita è finita, te lo posso già garantire. A meno che, e ripeto di nuovo, non riusciamo a fare il pareggio e vincere i rigori o supplementari, ma anche lì la vedo grassa, la Juve non segna mai. E infatti ho sentito anche l'opinione di Gianluca Rossi dell'Acquisito Due Stadio, che ha detto che secondo lui, ridendo, infatti mi ha fatto anche ridere la battuta. Siccome mi sembra non so, il coach della Serbia, nazionale serba, ha detto che Vlahovic segnerà, finirà 3-1 per l'Inter. Mi ha fatto scompisciare dalle risate. Sì, perché è così: se fa gol Vlahovic, come col Villarreal, Allegri si difende, mette tutti dietro col pullman e finisce male. Purtroppo Allegri non capisce come si gioca a calcio e non capisce purtroppo che le altre squadre attrezzate hanno un organigramma, hanno uno schema di gioco e quindi anche se tu fai un gol, ti ammazzano, cioè lui non arriva a capire quella cosa lì, ti sfasciano in due perché sanno come aprire le difese, anche chiuse. Avete visto il Real contro di noi nell'1-1 dell'andata, cosa ha fatto, che gol ha fatto a noi? 9 dietro la linea della palla, con Rabiot che dormiva ed è lì che guardava le pesche. E infatti ci hanno imbucato con quell'unico modo in cui potevano farci gol, tanto sapevano che si avrebbero eliminato, guarda, io qui lo dico, qui lo nego, Emery sapeva benissimo chi aveva davanti un allenatore che non sa allenare, con una rosa fortissima, tant'è che è per quello che Emery ci ha aspettato, perché noi eravamo più forti di loro, hanno dovuto aspettare che noi calassimo fisicamente, sapeva benissimo che sarebbe successo, e poi ci ha battuto di astuzia, ed ha funzionato. Pensate, era la settima della Liga ci ha battuto. Figuriamoci un Inter che comunque se l'è giocata fino all'ultimo e si sta giocando ancora lo scudetto col Milan, e secondo me ce la può fare ancora, ha vinto con Liverpool ad Anfield Road. E ha perso 2-0 in casa, comunque meritatamente, perché Liverpool aveva fatto una buona partita, ha avuto ai punti, ha fatto meno azioni da gol, però ha capitalizzato quello che gli è capitato davanti. E quindi ecco, l'Inter, secondo me, ha fatto molto meglio della Juventus, per il potenziale che aveva di rosa. Che ne dicono tutti, che l'Inter era favorita, aveva la rosa più forte, non è vero. Inzaghi ha fatto un grandissimo lavoro, e ancora meglio di lui Pioli, perché il Milan era partito in asti di partenza che poteva ambire al massimo al quarto posto, non aveva una rosa da vincere lo scudetto. E quindi i rammarici sono sia del Milan che della Juve. Quindi ecco, chiudendo il discorso, stasera la Juve deve veramente stare attenta, perché se la partita si mette in un modo, cioè l'Inter fa gol prima di noi e comincia a prendere fiducia e a proporre gioco, a proporre calcio, come fa Inzaghi con il suo grandissimo 3-5-2, ben collaudato, partendo anche dal grande Conte che ha strutturato la squadra bene, e rischiamo veramente che finisca in goleada. E quindi io purtroppo continuo a dire che il gioco di Allegri, anche in partita secca come stasera, non produce niente, perché purtroppo già hai dei giocatori che sentono la partita, perché non hai più i campioni una volta. In più, moralmente, prendendo gol prima che farlo, i giocatori vanno in un momento di sfibamento, no? Di scoramento. E quindi con un non gioco come quello, quando tu non hai dei punti fermi, delle basi solide su cui aggrapparti durante la partita, sbrocchi. Ed è quello che succede alla Juve. Invece, ai tempi addietro, quando aveva almeno un gioco, un organigramma e diciamo, una struttura solida a cui appoggiarti, con gli stessi interpreti più o meno, aggiungendoci Ronaldo, se vogliamo, la Juve comunque riusciva a produrre gioco e a fare tanti gol. Quindi se la Juve anche solo potesse fare 2 o 3 gol a partita, almeno anche prendendone, ci sarebbe la speranza di poter portare a casa il punteggio. Ma se tu giochi sempre con sto cacchio dannato di Cortomuso, anche in una partita in cui ti può andare bene quasi tutto, anche gli episodi a favore, la perdi. Ed è questo che mi fa paura a me. La ricerca continua dell'episodio, dell'autogol, del gol di rapina, del rigore dato all'ultimo minuto e tutte queste cavolate qua, della distrazione del difensore che non segue il taglio del giocatore, non funziona così. Il calcio è un'altra cosa e bisogna spiegarla ad acciuga. Vediamo cosa succederà anche perdendo, se Elkan si riuscirà a cacciarlo. Ditemi la vostra, ragazzi, lasciate un bel pollicione alto alto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccione forte da me e da Nila, ciao!